Federico Pizzarotti, ieri il New York Times nella sua versione internazionale, quindi dell'International Herald Tribune, le ha dato i voti per il suo primo anno da sindaco, con tanto di foto e articolo in prima pagina, come stiamo vedendo. È promosso per la sobrietà e il taglio dei costi alla politica, ma bocciato per la promessa non mantenuta sull'inceneritore e anche per aver alzato l'IMU. Si riconosce in questa specie di pagella? Innanzitutto buonasera. Beh, non più di tanto, nella misura in cui nel nostro programma sulla tematica ad esempio delle tasse, dell'IMU, ovviamente il programma dura 5 anni, quindi abbiamo gestito il grande debito che abbiamo accumulato, cioè che le precedenti amministrazioni hanno accumulato, è stato necessario gestirlo anche con le tasse al massimo. Però l'importante è fare scelte responsabili, perché non si può far ricadere sulle future amministrazioni e le future anche generazioni, come si è fatto tante volte, un debito come il nostro. Ricordiamoci che è stato accumulato proprio così, spendendo più di quello che era possibile, per mantenere un effetto, uno stile di vita, anche solamente visivo, diverso e sopra le proprie aspettative. Questo anche a rischio di non essere rieletti? Sì, beh, quello che dovrebbero fare tutti i sindaci, a mio avviso, comunque le cariche politiche, è questo. Non bisogna fare delle opere visibili, non bisogna portare avanti delle politiche che siano solamente incentrate sulla rielezione, sui voti e sul consenso, ma su quello che deve essere tracciato come un percorso per il benessere dei cittadini. Quindi che anche se immediatamente, come dire, possono non capire o possono insomma non essere d'accordo, bisogna capire che una politica in questo caso oculata era importante. Senta, sindaco, nel programma dei 5 Stelle, come anche in quello di Berlusconi, c'è però al 17° punto quello dell'abolizione dell'IMU. Ecco, lei è d'accordo con l'abolizione della tassa sulla prima casa? Come sindaco? Già questo accostamento, adesso secondo me non ci fa un grande, come dire, mi sembra un accostamento un po' così, no? Citare sia noi che il PDL. Diciamo che come sindaco... Perché avete, lo stesso obiettivo, no? Non c'è mica niente di male, anche sì, loro vogliono l'abolizione dell'IMU, stanno ottenendo dal governo di Nicoletta una sospensione, l'hanno già ottenuta. Esatto, però diciamo che lo stanno facendo in un modo sicuramente forzoso, non penso che fosse questa una delle priorità fatta in questo modo del Paese, mentre lo stanno facendo per sicuramente un fine anche elettorale rispetto alle elezioni che ci saranno, immagino, l'anno prossimo, insomma, come periodo che posso immaginare. Perché intanto le volevo chiedere qual è la cosa più difficile del suo mestiere di sindaco, no? Perché lei ha riconosciuto che è un po' diverso da come se l'era immaginato. No, in realtà, adesso non so che se voi citate l'articolo, ma che in realtà in alcune sue parti aveva delle imprecisioni, perché parlava delle coppie di fatto, cosa che noi abbiamo già introdotto come regolamento, come registro delle coppie di fatto. Quindi in realtà c'erano delle imprecisioni che forse si potevano correggere se mi avessero consultato in tutte le sue parti. La cosa più difficile, in realtà io non mi aspettavo niente, non avendo avuto esperienze precedenti, se non quella del mio lavoro, ho contato tutto con la scoperta, con la decisione, con l'impegno costante tutti i giorni. Io vedo due cose che posso rappresentare come più difficili. Una che secondo me è stata superata, cioè l'impatto con quello che sono le relazioni che si hanno all'interno del comune o al di fuori, con quello che è il sistema produttivo del paese o delle associazioni, che sicuramente erano abituate e strutturate a relazionarsi con i partiti classici. Noi abbiamo impostato questo dialogo, che sicuramente ha avuto una diffidenza iniziale, ma che adesso ha preso completamente, insomma, una relazione per portare avanti le politiche per il territorio. Tutti hanno capito che noi siamo qua per collaborare, per aprirci per il bene della comunità e non per fare gli interessi di qualcuno. Quindi cosa diciamo che la democrazia, tante volte si è discusso in tutta Italia. La democrazia partecipativa. E adesso in altri due quartieri la raccolta differenziata spinta,
quindi con raccolta puntuale, senza cassonetti, e abbiamo raggiunto nel primo quartiere già il 70%. Questo è uno degli altri grandi obiettivi che però si scontrano certe volte con il cambiare le proprie abitudini, mentre è importante capire che ognuno deve fare la sua parte, perché il risultato di tutti si può ottenere solamente con l'impegno delle singole persone. Quindi questi due sono gli aspetti che bisogna coltivare e con cui bisogna far capire che le persone partecipando possono veramente incidere sulla vita del comune o comunque anche della nazione. Senta, Pizzarotti, così. Senta, a proposito di Grillo, oggi ha detto due cose importanti, come ci spiega Paolo Pagliaro, guardate. Oggi Beppe Grillo ha detto che il Movimento 5 Stelle sta presentando leggi su leggi ignorato dal resto del Parlamento e dai media. E ha aggiunto: noi però non possiamo proporre le leggi e anche votarcele da soli. Sono vere entrambe le affermazioni. In effetti, dopo il primo mese di rodaggio, cominciano ad affluire alle presidenze delle Camere i progetti di legge firmati 5 Stelle. Riguardano in prevalenza i temi cari al Movimento e ai suoi elettori. Abolizione delle auto blu, impignorabilità della prima casa e dello stipendio al di sopra del quinto, abolizione dei rimborsi elettorali e utilizzo dei soldi risparmiati per alimentare fondi di microcredito, abolizione degli ordini professionali, rifinanziamento della scuola pubblica, abolizione delle province, comparazione delle pene per reati ambientali a quelle per i reati di mafia, ritiro delle truppe dall'Afghanistan, reddito di cittadinanza, omofobia, coppie di fatto. Ci sono anche proposte meno dirompenti, come la revisione della legge sull'apertura domenicale dei negozi e l'etichettatura dei prodotti alimentari. Non è ben chiaro invece quale sia l'orientamento dei 5 Stelle in materia di sistema elettorale, perché circolano ipotesi diverse che vanno dalla semplice reintroduzione delle preferenze al ripristino del vecchio maggioritario, ma le proposte comunque ci sono. Quanto alla seconda affermazione di Grillo, e cioè che il suo movimento non può proporre le leggi e anche votarsele da solo, diciamo che si tratta di un inatteso omaggio al realismo politico, visto che nessuno in questo Parlamento è obiettivamente in grado di fare qualcosa da solo. Oggi, per esempio, in calce alla petizione con cui la Commissione Finanze ha chiesto nuove regole per Equitalia, c'erano le firme dei parlamentari di tutti i partiti, compresa quella del deputato grillino Sebastiano Barbanti. Non sarà la mescolanza auspicata da Enrico Letta, ma i cronisti parlamentari segnalano che il clima non è più quello del muro contro muro. Ah, e non penso che sia solo per questo, penso che sia per vedere come funziona la macchina, evidenziare le criticità e quindi migliorarla, che è quello che è stata la filosofia da sempre, prima dei consiglieri comunali, poi dei consiglieri regionali e adesso anche penso dell'amministrazione 5 Stelle. Quindi il servizio, secondo me, ben riassumeva il fatto che dopo un ingresso in cui si è stati guardati con diffidenza, e quindi torno anche al mio argomento di prima, adesso invece si comincia a lavorare, si comincia anche a confrontarsi con gli altri e io penso che poi i risultati, anche rispetto agli altri che hanno tanti punti, io dico copiati dal nostro programma nazionale, penso che delle convergenze ci dovranno essere, altrimenti dovranno spiegare agli altri partiti come mai non votano proposte che anche loro hanno nel programma. Ecco, ma nel futuro del Movimento 5 Stelle ci sarà un'alleanza con altre forze politiche, se non altro per la ragione che spiegava Grillo oggi, no? Che le vostre leggi non ve le potete votare da soli. Sì, però il concetto di alleanza è sempre un qualcosa che a prescindere può voler dire dividersi delle poltrone, dividersi dei compiti. Perché? O degli incarichi. Perché? Ben diverso è dire, no, ma infatti finisco il concetto, ben diverso è dire unirsi per votare insieme una proposta di legge, un emendamento, qualcosa che porti un vantaggio ai cittadini. Questo si è sempre fatto, da qualsiasi parte si è arrivata la proposta, fosse PD, PDL, Lega. Se voi guardate nei consigli comunali o regionali come si è sempre votato per delle proposte sensate che fossero allineate col nostro programma. Quindi non è tanto un accordo quanto una coincidenza, una convergenza di idee. Le idee sono sempre la base di quello che deve essere l'intento e l'azione, io dico, del Movimento 5 Stelle, ma dovrebbe essere in generale.
restando sul problema della comunicazione, ieri lo staff della comunicazione del Movimento 5 Stelle ha mandato una mail con diciamo, delle indicazioni molto stringenti su come comportarsi con la stampa, con i giornalisti. Ma queste iniziative non danno ragione a chi pensa che c'è troppo controllo e troppa poca autonomia da parte degli eletti? Ma a parte che oggi alcune io ho letto anche in questo caso solamente alcune dichiarazioni di Vito Crimi che invece dice noi ci confronteremo. Infatti sulla base proprio di quello che dicevo io. Al Senato va un po' meglio, la Camera invece diciamo da chi come la capogruppo Lombardi dice ma insomma ma noi siamo molto democratici perché anche quando i colleghi non hanno obbedito alle regole stringenti nessuno è stato punito, è un po' da caserma, no? Una roba così o no? Beh, a parte che non mi sento di dare un giudizio perché non so se abbia detto o meno le stesse parole esatte, quindi obbedito o cose di questo tipo. Il tema è quando si vota, io penso da noi in capigruppo, in maggioranza, quando si prende una posizione come gruppo, è il rispetto di tutti portarla avanti, quindi non è un tema da caserma, è un tema proprio che è importante essere coerenti e essere coesi, perché è un'immagine che nei partiti non abbiamo, se vogliamo, mai visto, perché sono sempre insomma, visti mille rivoli e mille insomma, sfaccettature, quando serve un gruppo compatto per portare avanti i punti importanti per i cittadini. Questo ci tengo sempre a sottolinearlo. Tra l'altro una visione un po' più ampia la si potrebbe avere guardando le proposte di legge che avete elencato prima, che sono tutte rivolte a quello che deve essere il bene dei cittadini della nazione. Quindi non ci sono proposte demagogiche, leggevo in questi giorni. È stato eletto anche nella direzione dell'ANCI, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, lì lei è sicuramente già riuscito a creare, a costruire delle sinergie per alzare un po' la voce con il governo a Roma. Siamo alla fine della nostra intervista, Pizzarotti. Volevo chiedere una cosa su domenica prossima, no? Perché siccome si vota in 700 comuni italiani, in 200 siete presenti anche voi. Che cosa deve succedere per poter dire che per il Movimento 5 Stelle il risultato è buono? Ma non ho mai fatto pronostici neanche per il nostro risultato, quindi non mi sento di farne in questo caso. Sicuramente in tanti comuni andremo al ballottaggio, questo è sicuro, anche proprio per la frattura e per l'indecisione del resto del panorama politico in cui ci sono continue spaccature e indecisioni. Quindi penso che questi saranno tanti risultati, vedremo se ci saranno degli altri sindaci con cui creare un gruppo compatto sul territorio non e vedremo che anche in quanti voti? Consigli comunali entreremo. Ma non, come dire, non lo so e non è questo il punto, perché come dicevamo prima, rispetto ai partiti classici l'importante è permeare sempre di più il territorio con le nostre proposte, con i nostri interventi, che siano consiglieri comunali, come dire, in maggioranza o in opposizione abbiamo già raggiunto tanti risultati. Se pensiamo che i parlamentari, i ministri hanno pensato di tagliarsi in qualche misura, come dire, lo stipendio, la retribuzione, è anche un risultato dovuto indirettamente a quello che è una pressione mediatica su questo tema. Quindi io penso che in passato non è mai stato fatto proprio anche perché non c'era questa sensibilità, come il dire che non si usa l'auto blu e magari si va in taxi piuttosto che si arriva a piedi. Io sento tante dichiarazioni che sono frutto anche... Esatto, come me in bicicletta. Adesso, come dire, attiveremo anche un'auto elettrica proprio per dare il segno che vanno cambiate delle impostazioni, delle regole e l'esempio di tutti è importante. Grazie Sindaco Pizzarotti, le auguro buon lavoro. E grazie spettatrici e spettatori, ma vi vorrei ricordare che fino al 5 giugno potete sostenere la campagna Allarme Infanzia di Save the Children per mobilitare i media e le istituzioni a favore dei bambini, dei ragazzi e dei giovani che si trovano in difficoltà nel nostro paese. Tutte le informazioni sul sito www.allarmeinfanzia.it. Grazie e noi ci vediamo domani sera come sempre 8:30. We'll be right back.